Coach Andreazza, complimenti, non era facile. L'Esio ha confermato di essere una grande squadra, Libertas di avere tempra d'acciaio, perché nel momento del recupero loro ha tenuto botta. Sì, dei recuperi loro, perché oggi l'abbiamo dovuta vincere almeno un paio di volte. Avevo detto che Desio era una squadra forte, ben allenata, di grande spirito. Sono stati anche hanno avuto anche quel pizzico di malizia nel corso della serie, della squadra che sa che doveva provare a ingarbugliare le cose. È una squadra teoricamente più esperta, come potevamo essere noi, però poi alla fine l'abbraccio finale, alla fine di 5 partite combattute, credo sia il coronamento di 5 grandi battaglie e di una squadra, la mia, che non ha mai mollato, neanche oggi, nel momento in cui proviamo il primo allungo, niente, proviamo il secondo allungo, niente, le energie vengono meno, però alla fine l'abbiamo voluta portare via, abbiamo avuto lucidità nei momenti chiave e l'abbiamo portata via con me. Perché la Libertas stasera è sembrata un po' stanca. Se non fosse stato così ci sarebbe da preoccuparsi, perché va bene tutti gli amminoacidi, le cover, i gettori una volta c'erano, che danno i fisioterapisti, il medico e compagnia, però è normale che una serie così di alti e bassi, di grande dispendio di energie mentali, oggi anche fisiche, però io sono contento perché era la serie che mi aspettavo. Probabilmente ci siamo complicati la vita in gara 1 perché non conoscevamo, adesso questi li conosciamo. È ovvio che in questi giorni dobbiamo assolutamente recuperare le energie, perché sarà una serie completamente diversa. Troviamo una squadra forte, una squadra che sa come si fa a vincere, una squadra che è più riposata di noi. Però anche con questi, diciamo, quando ci avranno battuto 3 volte, gli stringeremo la mano e vediamo se e quando succederà. Quanto pesa non giocare al Palamara? Ah, se devo dire di playoff, pesa poco. Perché è Palamara che abbiamo perso a Piombino e qui abbiamo vinto, per cui insomma, però pesa. Adesso concentriamoci sulla prima, una alla volta, come abbiamo detto di questa serie qua. Poi martedì torneremo e allora lì deve essere pieno, deve essere veramente gremito, deve essere una bolgia amaranto, come lo è stata stasera, come lo è stata a Piombino e come lo era in gara 1, che poi è stata macchiata da degli episodi nella fine che non devo star qui a rimembrare, però prima c'era veramente una grande festa e un grande clima. Credo che squadra, società e tifosi siano cresciuti nel corso di questo anno qui, e adesso abbiamo fatto quello che tra virgolette volevamo, un altro mini step. Adesso proviamo a rendere la vita dura a Vigevano, che non fosse altro perché c'ha una settimana di vantaggio su di noi e favorita di questa serie, e dobbiamo giocare con grande umiltà come abbiamo sempre fatto. La cosa che le è piaciuto meno in queste serie? Ma sinceramente che in alcuni momenti abbiamo abbassato la testa, quasi memori della sconfitta in gara 1 che non si è mai cancellata, però è anche vero che sono molte di più le cose positive di quelle negative, ed è il giusto coronamento di una serie dove abbiamo sempre ribattuto colpo su colpo. Ripeto, è una squadra forte che 3 settimane fa ha perso uno dei suoi migliori giocatori, quindi onore e merito ad Esio che ci ha reso la vita difficile, e onore e merito ai miei giocatori che hanno saputo come vincere. Infatti, nonostante una squadra caricata di falli, comunque nell'ultimo quarto c'è stata una grande difesa. Se noi subiamo 26 punti in 2 quarti è più facile vincerle. Alla squadra ho detto che nell'intervallo che mi sembravano più preoccupati di come attaccare che di come difendere. Invece avevamo segnato 38 punti sbagliando 4-5 tiri aperti, perdendo 6 palloni e sbagliando 5 tiri liberi. Ho detto, più di così noi in attacco non possiamo fare, possiamo migliorare qualche scelta, un po' di fluidità, ma in difesa se loro fanno ancora 37-38 punti vincono loro, noi ne abbiamo fatti fare 26. Bravi.